questo consiglio, gli ho spiegato, guarda che tu immaginati che c'hai un figlio, okay, che ha bisogno del trapianto di fegato e vai a cercare chi è specializzato in trapianti di fegato, prima di tutto, no? Vai a cercare, ok, chi è che fa i trapianti di fegato? L'audio c'è, sì, si sente. Ok, vai, in Italia ci sono due centri, qua però costano molto, $200,000, America stessa cosa, $250,000. Allora apri internet, inizia a cercare, cerchi dov'è che costa meno, turismo medico, che devi andare in Thailandia, oppure devi andare in Centro America, Colombia, eccetera. Poi cosa, perché? Perché lì ci vai per una questione economica. Quindi la prima cosa che una persona cerca è il risparmio, perché quello fa aprire il laptop o lo smartphone e metterti alla ricerca di qualcosa. Ma poi dopo, al secondo punto, c'è la qualità. Metto 5 stelle per esempio qua, nel senso che okay, è vero che sta andando in base più economico, però cavolo, devo farmi il trapianto. E allora io gli ho fatto questo esempio, gli ho detto tu immaginati che vuoi andare devi curare tuo figlio e scopri che poi il chirurgo che ha operato tuo figlio in realtà è specializzato in reni, non in fegato. E magari scopri anche che tuo cugino ha preso 30.000 euro per aver portato tuo figlio a farlo curare da quel chirurgo. Come lo guarderesti quel chirurgo? E soprattutto quanto ti dura sto giochino, perché se poi arriva uno che parla di queste cose su internet pubblicamente, le persone iniziano a scrivere e crollano le cose, crollano. Ci sono cliniche che hanno dovuto bloccare i profili su internet per questi motivi. Ok, memore dei consigli, guai a maggior ragione, significa poter essere focalizzati, poter essere liberi, poter offrire qualità e soprattutto non incorrere nelle recensioni negative, soprattutto dal momento in cui noi lavoriamo con internet, lavoriamo a distanza, non è che un paziente passa nel marciapiede e ti vede, dice guarda c'è una clinica qua mi sa, ed è guarda caso specializzata in ricostruttiva completa, e guarda caso hanno anche il laboratorio tutto digitale, guarda caso fanno anche la telemedicina, e guarda caso hanno anche dentisti tecnici venuti dall'estero per fare questi progetti, e guarda caso fanno anche formazione, corsi a medici e odontotecnici, e guarda caso hanno anche centro assistenza in Sardegna, Milano e Roma, e guarda caso fanno anche divulgazione. Ok, le cose non sono coincidenza, devi essere, come dire, devi creare l'ecosistema di eccellenza e allora a quel punto sei libero. A un certo punto sviluppi il gap, lo stacco. Per questo esiste il rapporto 41. Uno è eccellente, gli altri sono coppie o gente che ci prova. Io avevo raccolto 80 punti in questo libro delle cose che sono fondamentali che devono esserci. Avevo fatto proprio tanta schematizzazione, ero matto quel periodo veramente, non dormivo per scrivere poi tra un viaggio e l'altro questo libro. Se vengono rispettati tutti, e sono veramente tutti importanti questi punti, allora hai fatto un qualcosa che secondo tutte quelle 2000 anni di esperienze può campare per i prossimi 20 anni. Noi avevamo un progetto, il team, io ho detto, i team per esempio io li ho sempre selezionati facendo una proposta alta, ok, dobbiamo raddoppiare entro i prossimi 6 mesi, ok facciamo, no vabbè ma perché va bene così, di fronte a dover fare cose di nuove servono persone che, ok facciamo, non importa come, troviamo il modo di farlo, ok, cioè in questo caso non si può fare, ci servono impianti diversi, andiamoli a cercare, ok, proviamo. I dottori che mi vengono e dicono sono stanco di fare questo, facciamo cose ancora più complesse, ok, gente che è affamata, che ha voglia, gente di serie B che ha voglia di diventare in serie A, non gente arrivata di 50 anni, dentisti di 60 anni, che vedete che sono tutti giovani affamati e sono scattanti, perché la squadra è una squadra che ha voglia di girare il mondo, di far vedere i casi, di fotografare tutti i casi, di pubblicare, fare le pubblicazioni scientifiche. Siamo in competizione col mondo.